L'Emaia si è fatta grande, 50 anni mi ripetevano, e così all'architetto vittoriese Katia Desari hanno chiesto il suo estro e la sua voglia di creare qualcosa per la città. Per l'edizione che chiuderà i battenti domenica e che è la prima dell'amministrazione Moscato, l'architetto Desari si è scommessa proprio nell'edizione che rappresenta le nozze d'oro e ci voleva dunque qualcosa di particolare. La professionista ha così cominciato a pensare ed ha costruito la sua idea partendo proprio dal numero 50, creando un portale. Ho riscoperto, dice, la voglia di essere di nuovo orgogliosa della mia città. Dopo tante delusioni avevo voglia di cambiare le carte, la fortuna nel mio lavoro è di sognare in 3D, di riportare sulla carta sensazioni che ti ridanno il senso della vita. Vedere quel portale e gli altri arredi ergersi per la fiera Emaia è stato favoloso, un sogno che prende vita. L'architetto Desari aggiunge, il portale rappresenta il cambiamento, attraversandolo si ha la sensazione di voltare pagina, questo era quello che volevo. Chi fa ha la possibilità di raccontare e io mi sono divertita a farlo.